Cari amici bianconeri, ciao da Simone Absim. Un breve aggiornamento di mercato. Ieri c'è stata la seconda più importante parte della seconda giornata di campionato, cioè ci sono stati, diciamo, il grosso delle partite dopo i tre anticipi, ma volevo passare oltre rispetto anche a polemiche che ci sono state sul VAR. Io ho già fatto un video in cui vi ho spiegato, anche da un punto di vista tecnico, diciamo, come funziona il VAR, per chi volesse può approfondire quello, e ho anche già parlato ieri mattina, dopo commentando Genoa Juventus, delle parole di Gigi Buffon, quindi non volevo tornare sull'argomento, ma c'è un nodo di mercato interessante a questo punto, che riguarda due calciatori in particolare, per quanto dal punto di vista della Juventus, e cioè Patrick Schick e Keita Balde, soprattutto quest'ultimo, soprattutto Keita, perché Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha detto che molto difficilmente Keita rimarrà un giocatore della Lazio al 31 di agosto, poiché oggi siamo al 28, manca veramente poco. Siamo nel quart'ultimo giorno di calciomercato estivo 2017. Per fortuna non se ne può più e pare che Keita possa lasciare la Lazio. Ma dove andrà? Questo è il punto. Perché, come riferisce in particolare Gianluca Di Marzio, c'è l'Inter su Keita, ovviamente, perché come avete potuto vedere, l'Inter va su tutti i giocatori su cui va la Juventus, e quindi c'è in effetti un duello per questo giocatore. La Juventus però sembra essere interessata ad aumentare anche l'offerta iniziale. La Juventus aveva fatto un'offerta di 15 milioni più 5 di bonus, pensavamo sui 20, e questo l'aveva anche detto Marotta quando è stato presentato il calendario della Serie A. Adesso pare che la Juventus sia intenzionata a salire a 25. Nodo importante, diciamo, una scelta importante quella della Juventus eventualmente di aumentare il prezzo, perché l'Inter pare statica sui 20 milioni, tra l'altro con una formula di prestito. Diciamo che per quello che stiamo vedendo, però, probabilmente Keita non è utile alla Juventus in questo momento. Noi abbiamo un Douglas Costa e un Bernardeschi in panchina, abbiamo un terzino destro assolutamente da comprare, un ruolo di terzino destro assolutamente da migliorare. Abbiamo da inserire anche eventualmente qualcuno nella difesa centrale che dirigga meglio la fase difensiva di come non lo faccia Giorgio Chiellini, e che supporti anche Rugani in alcune situazioni, per quanto penso sinceramente che Rugani sia un grandissimo giocatore, anche abbastanza completo. Però diciamo le divergenze sono altrove, non possiamo dire al centrocampo, perché appunto in questo momento sì, c'è Marchisio infortunato, ma in questo momento comunque con Matuidi stiamo abbastanza bene con Matuidi Bentancur. Il punto è quindi che Keita, 25 milioni in questo momento, potrebbe essere effettivamente un acquisto non proprio utilissimo. Se consideriamo però che forse la Juve lo vuole, probabilmente la Juve lo vuole e quindi non vuole perderlo in maniera definitiva, allora prova a prenderlo adesso per non lasciare appunto che lo prenda qualcun altro, non potendo aspettare il 2018, perché nel frattempo potrebbe appunto prenderlo qualcun altro, in particolare l'Inter. Per quanto riguarda Schick, invece sembra che la trattativa sia definitivamente sfumata. Si sta avvicinando moltissimo alla Roma Patrick Schick, addirittura si riferisce, ci sono notizie secondo cui l'affare è quasi concluso, potrebbe anche raggiungere l'ufficialità nella giornata di oggi, perché il giocatore ha espresso il suo benestare a questo trasferimento, ha consentito e pare ci sia l'accordo. Grande rammarico per la Juventus, da tifoso lo dico, di perdere Patrick Schick molto più che Keita, perché Keita sicuramente è un ottimo giocatore, ma preferisco Schick per una questione di prospettiva, per una questione di qualità, perché penso che possa essere un giocatore veramente molto, molto più interessante di Keita, perché Keita più o meno quello che sa fare l'abbiamo già visto, mentre Schick probabilmente può diventare veramente una grandissima sorpresa ed è un giocatore di grandissima qualità. Quindi mi dispiace eventualmente se Schick dovesse andare altrove, perché significherebbe quasi impossibile poi che la Juventus lo potesse poi riprendere nel breve periodo, chiaramente. Nel frattempo per Benedikt, dimenticavo il nome, per Benedikt Hovedes siamo, diciamo, in un punto. Siamo verso i dettagli, però la Juventus è sempre interessata ad una formula, esclusivamente ad una formula di prestito con diritto obbligo di riscatto, e bisogna vedere se lo Schalke è d'accordo. Si sta trattando con lo Schalke, non è mai una buona cosa trattare con lo Schalke negli ultimi giorni di mercato, il caso Draxler insegna, però va bene.
Possiamo solo aspettare ulteriori risvolti. Nell'attesa che qualcosa accada, vi saluto, vi ricordo che ovviamente anche domani mi troverete su questo canale con un nuovo video con tutti gli aggiornamenti che ci saranno stati di mercato o di altre eventuali questioni, quindi iscrivetevi al mio canale, lasciatemi intanto i vostri commenti, seguitemi su Twitter Simone Avsim e cliccate mi piace nella mia pagina Facebook Simone Avsim Juve. Sempre forza Juve!